le istituzioni unite per lo stabilimento Beco di Cassinetta. È il messaggio che esce dal tavolo convocato in provincia dal presidente Magrini alla presenza di sindacati, consiglieri provinciali e regionali e sindaci. Non ci devono essere divisioni partitiche e quindi nessuno deve mettere la bandiera. Stiamo coinvolgendo tutti i nostri parlamentari, compreso il ministro che si sta impegnando in modo chiaro e determinato rispetto, quindi il ministro Giorgetti, rispetto a questa vicenda. Poi lui è legato a questo territorio, questa è la nostra storia e quindi non ci possono essere queste divisioni e non ci possono essere strumentalizzazioni politiche. Io credo che tutti gli amministratori degli enti locali devono essere interessati al bene e alla difesa del lavoro di queste persone, che sono oltre 2.500, ma con tutto l'indotto che ci sta intorno parliamo di oltre 6.000 persone di un'area che può creare un grande problema per le nostre famiglie. Quindi dobbiamo tutti impegnarci compatti, dai sindacati alla Camera di Commercio, alla Confindustria e ai sindaci e agli amministratori, per difendere, perché Beco, questa fabbrica, deve continuare a mantenere la sua peculiarità, le sue caratteristiche, perché ha dato tanto al territorio e deve continuare a darlo. Tra gli amministratori presenti anche chi ben conosce la realtà aziendale in questione, avendola vissuta da dentro con 25 anni di lavoro in Whirlpool. Già una prima grossa perdita l'abbiamo avuta quando abbiamo spostato l'headquarter di Comerio da Comerio a Milano, perché ci ha portato davvero ad una perdita di tanti posti di lavoro, mi spiace dirlo, ma soprattutto delle donne che si sono ritrovate a un certo punto di dover fare 100 e passa chilometri per andare a lavorare. Questo ha creato perdita di posti di lavoro e perdita di competenze e di professionalità. Questo non deve succedere.